Se c'è un genere che negli ultimi anni si è riempito a dismisura, è quello dei picchiaduro. Riaccese improvvisamente dal grande ritorno di Street Fighter e ravvivate da un sacco di uscite eccellenti, ora le fiamme delle botte virtuali sono più ardenti che mai, al punto che praticamente tutte le software house storiche del genere hanno deciso di ributtarsi nella mischia con qualche nuovo prodotto. Il mercato di questa tipologia di videogame sta però rapidamente perdendo presa sul pubblico, principalmente per l'eccesso di concorrenza di altissimo livello, che ha permesso solo a pochi nomi illustri di piazzarsi in vetta alle classifiche di vendita. Tecmo Koei però non si è data per vinta e ha deciso di rimettere in campo anche il suo brand da combattimento con Dead or Alive 5. Il progetto è stato affidato al Team Ninja, che ha promesso una rivoluzione, parola che abbiamo già sentito nominare prima di Ninja Gaiden 3 e che ora ci fa salire un brivido lungo la schiena a ogni utilizzo. Per fugare ogni dubbio, siamo dunque andati allo stand Tecmo per provare il titolo. Eccovi le nostre impressioni. Il sistema su cui si basa il gioco è sempre lo stesso, ovvero il Triangle System. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un semplice sistema carta-sasso-forbice, che usa prese, contromosse e colpi. Gli attacchi battono le prese battono le contromosse e le contromosse battono gli attacchi. Una delle principali critiche ai precedenti giochi della serie riguardava proprio la finestra temporale delle contromosse, troppo ampia. Gli sviluppatori hanno ascoltato la fanbase e reso molto più difficile l'esecuzione di contrasti di questo tipo. Le partite dunque non saranno più una serie continua di counter ripetuti, ma richiederanno tattiche avanzate. Inoltre, la diversificazione delle contromosse, dovrebbero essere di 4 tipi, una per ogni tipo di attacco, renderà ancora più difficile difendersi in uno scontro concitato. Aumentata molto poi la velocità dei combattimenti, con personaggi che sferrano colpi con grande rapidità e si muovono fluidamente e rapidamente per tutto il campo di battaglia. Il gameplay è rimasto piuttosto familiare e chiunque abbia giocato ai capitoli passati non dovrebbe metterci molto a capire il funzionamento delle meccaniche. Persino i veterani comunque si troveranno di fronte a qualche stravolgimento quando avranno a che fare con le Danger Zones, locazioni all'interno della mappa che provocano brevi quick time event e di conseguenza uno spostamento del combattente che vi finisce sopra. Nei precedenti titoli si trattava di semplici cadute giù da un dirupo in qualche locazione, ma ora le cose si sono fatte molto più complesse, quindi può capitare di venire scagliati a distanza da un carro armato se si viene lanciati contro un muro, o di venire buttati dall'altra parte del ring da un'esplosione perché scagliati a terra nel posto sbagliato. Le zone dovrebbero essere fisse, anche se l'apparizione dei QTE ci è parsa un po' randomica. Difficile dirsi se agli alti livelli sarà necessario studiare la morfologia del campo di battaglia per sfruttarla a dovere, ma si tratta comunque di una meccanica interessante e piuttosto spettacolare, almeno dal punto di vista visivo. Dovrebbero esserci anche delle danger zone chiamate cliffhanger in certe aree, dove è possibile interagire con la scena attivata per fare danni extra al nemico. Ultima meccanica aggiunta è il power attack, un attacco lento ma poderoso, utilizzabile quando la propria vita scende sotto al 50%. Questo tipo di attacco lascia leggermente scoperti, ma se colpisce permette di spostare l'avversario a piacere con una breve combo e separato sbilancia per qualche istante permettendo di continuare l'assalto. Si tratta di un extra curioso e difficile da utilizzare, che potrebbe acquistare una discreta importanza nei combattimenti competitivi. Non può essere evitato con una contromossa ed è utilizzabile in congiunzione con il Danger Zone per infliggere danni enormi. L'ultima cosa che abbiamo osservato è stata la modalità casual, selezionabile prima di ogni scontro. Non si tratta di un nuovo sistema di controllo pensato per i neofiti, anche perché Dead or Alive 5 è comunque un picchiaduro piuttosto accessibile e non necessita di grandissimi studi per essere giocato a un livello medio, bensì un'opzione che aggiunge casualità alle battaglie, rendendo le arene interattive in continuo mutamento. Scelta che può cambiare le sorti di un match poiché costringe a tenere d'occhio eventuali crolli o movimenti di oggetti enormi all'interno della mappa. I giocatori esperti probabilmente snobberanno l'esperienza, ma tutti gli altri si divertiranno non poco a combattere in uno scenario identico a quello di un film d'azione. Ottimo il comparto tecnico, con combattenti curatissimi, arene davvero dettagliate e spettacolari e animazioni fluidissime. Pensate che addirittura presenta un sistema dedicato al sudore dei vari combattenti e allo sporco, il tutto per garantire il massimo del dettaglio. Dead or Alive 5 corregge alcuni dei problemi legati al sistema di gioco che avevano impedito ai capitoli precedenti di venire presi sul serio nell'ambiente competitivo e vi aggiunge una notevole spettacolarità, unita a una serie di nuove meccaniche interessanti. Difficile dire se sarà abbastanza per competere con una concorrenza sempre più agguerrita, ma sembra un titolo molto solido, che difficilmente scontenterà gli amanti della serie e ha il potenziale per allargare ulteriormente la fanbase.